La cosa principale riguardo al prezzo è sicuramente la trasparenza che è stata implementata con la nuova normativa. Bisogna quindi spiegare in maniera chiara e trasparente al cliente quali sono le varie voci di costo senza indugio. Bisogna quindi spiegare che vi è un costo per gli investimenti, un costo operativo e altri costi. È fondamentale però l'educazione finanziaria. Per educazione finanziaria intendo dal lato del consulente essere in grado di capire bene tutte le voci di costo che si andranno poi a spiegare al cliente. Ma dal lato del cliente capire perché si paga, capire innanzitutto che la consulenza ha un valore, ma capire anche che il costo non va considerato in valore assoluto, ma va considerato in base al potenziale di rendimento, questo nel caso di un costo ex ante o all'effettivo rendimento nel caso del costo ex post. Mi spiego meglio con un esempio, supponiamo di investire 10.000 euro, supponiamo di pagare 100 euro di commissioni, ma se a fine anno ho di nuovo 10.000 euro al netto delle commissioni, ecco che ho solo pagato le commissioni. D'altro lato, investo 10.000 euro, pago 200 di commissioni, non posso dire sto pagando di più dell'altro caso, perché se a fine anno mi ritrovo con 11.000 euro al netto delle commissioni, ecco che mi ritrovo con un valore incrementato ed ecco quindi che ho fatto bene a pagare di più. Quindi costo sì, ma guardato sempre in valore relativo rispetto al potenziale di rendimento. Il prezzo dei fondi di investimento della SICAV di Tiro Price, nel nostro caso, è condizionato, come tutti, dal costo di gestione, quindi da una management fee, e dai costi operativi e amministrativi. La somma di queste due componenti, corrisponde alle cosiddette spese correnti. Bene, le spese correnti sono l'indicatore principale. Perché? Perché spesso le management fee sono in linea e nel nostro caso le management fee sono in linea con il mercato, ma è sui costi operativi e amministrativi che siamo davvero molto competitivi e sono i costi che spesso in passato erano piuttosto nascosti, dove si fa la differenza. Questi costi riguardano soprattutto, non so, le spese legali di stampa e produzione dei prospetti, le spese amministrative di banca depositaria, di registrazione, agente di trasferimento e via dicendo. Ebbene, in Tiro Price abbiamo un cap a queste spese, quindi abbiamo un tetto massimo oltre il quale eventuali spese in più le assorbe la società. Grazie a questo meccanismo, il 97% dei fondi di Tiro Price ha commissioni totali, quindi spese correnti, inferiori alla mediana di mercato e questo sicuramente è un grandissimo vantaggio per il cliente. La gestione attiva è quando è vera gestione attiva, quindi non è gestione passiva mascherata da gestione attiva con scommesse minime, quindi quando è vera va pagata perché è un valore, la gestione è una professione, il gestore spesso è un talento che studia anche, si aggiorna e quindi insomma è giusto che vada remunerato per il lavoro che svolge. Tra l'altro il compito del gestore attivo è soprattutto quello di aumentare le performance per il cliente, ma anche di evitare le trappole. Evitare le trappole vuol dire evitare i titoli tecnologici nel 2000, evitare i titoli legati ai mutui subprime nel 2006, le banche nel 2008 o la Grecia, per esempio, negli ultimi anni. Quindi vi sono tantissimi esempi in cui un gestore attivo può aver portato tanto valore. Gestore attivo non basta dichiararsi gestore attivo, bisogna avere un approccio strategico agli investimenti. Beh, nel caso di Tiro Price, per supportare con due numeri quanto dico, posso menzionare che abbiamo studiato 18 strategie azionarie americane che abbiamo in America, che abbiano almeno, che avessero 20 anni di storia sul mercato americano, che è considerato quello più difficile da battere. Ebbene, abbiamo riscontrato che sui periodi mobili di 3, 5, 10 anni, tutte e 18 le strategie hanno portato extra rendimenti medi annualizzati superiori rispetto al benchmark. Vuol dire che quindi la gestione attiva, quando è fatta bene, funziona e porta molto beneficio al cliente.